simbolico dell'acqua nella cultura umana, avremo modo di conoscere, ciao Paolo, di, avremo modo di conoscere eh, tanti eh, aspetti, tra cui insomma, dei bellissimi lavori, avremo modo di conoscere la giuria, i membri della giuria che ringraziamo eh, per il grande lavoro che hanno fatto, ma un altro grande lavoro è stato certamente quello iniziale, cioè quello eh, legato alla scrematura eh, dei lavori che pensate, sono stati 500 e sono arrivati da tutto il mondo sono stati ridotti a 21 i filmati finalisti che poi sono confluiti nelle due diverse sezioni, quella principale appunto eh, con un tema prestabilito che è quello appunto come detto dell'acqua a Fiorenzo Serra e poi l'altra dedicata ad Antonio Simon Mossa. Parleremo di tutto eh, questo ma eh, prima di tutto eh, io vorrei eh, salutare Antonello Zanda che è il direttore della società umanitaria Cineteca Sarda, eh, diciamo anche custode di un patrimonio eh, ampio. Eh, è molto prezioso vieni Antonello eh, così ci, eh, ci saluti un patrimonio che, che cresce anche devo dire grazie a iniziative come questa, a questo premio che ha eh, tante finalità una di quella è di contribuire ad accrescere a creare un, eh, un archivio, un database di, di documentari etnografici e antropologici tra l'altro molto belli come questi che, che abbiamo visto e che tra poco procederemo a premiare. Antonello eh sì, intanto saluto a tutti e un ringraziamento ovviamente a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione del festival, da, dalle istituzioni ma anche i singoli, insomma, e chi ha fatto parte della giuria, gli autori che hanno partecipato. E mentre venivo qui a Sassa, riflettevo su una cosa che ho detto ieri all'incontro... Che c'è stato e che mi serve insomma, per dire una piccola cosa e per poi lascio la parola agli altri. Ho detto ieri che il lavoro di Fiorenzo Serra costituisce un po' la colonna vertebrale della cineteca. Eh, nel senso che è il, il fondo più importante, più forte che noi abbiamo depositato, che noi abbiamo raccolto e che in tanti anni abbiamo valorizzato. Poi ieri sentendo gli interventi del convegno su Fiorenzo Serra, quest'idea mi si è rafforzata ehm, e con la sottolineatura che ha fatto Antioco Floris. Ma adesso noi sosteniamo già da tempo che il progetto di Fiorenzo Serra è quello di fare una sorta di enciclopedia audiovisiva della Sardegna. No? Ecco questa, questo aspetto enciclopedico, che implica ovviamente uno sguardo a 360 gradi sulla nostra realtà, eh, con l'occhio di chi vuole. Documentare e raccontare a 360 gradi questa realtà è un po' la stessa ottica che ha la cineteca sarda. Da questo punto di vista, ecco, quest'idea che aveva Fiorenzo nei confronti del suo lavoro rispetto agli obiettivi, alle finalità del suo lavoro, sono in un certo senso obiettivi e finalità della cineteca sarda, che è quella di sostanzialmente raccogliere tutto il materiale che riguarda la Sardegna, in maniera da costruire una enciclopedia audiovisiva della Sardegna. Solo che l'enciclopedia è fatta dai lavori di Fiorenza, ma da tutto ciò che ovviamente contribuisce alla costruzione di, questa, di questo archivio. E sono veramente un mare magnum di lavori. Io ricordo soltanto due momenti del recente lavoro della Cineteca Sarda, dopo l'acquisizione del fondo Fiorenzo Serra e gli altri fondi importanti perché abbiamo un altro fondo importante è quello di Enrico Costa, l'altro regista eh, sardo che ha documentato la Sardegna negli anni 50 e 60. Su Enrico Costa infatti credo che lavoreremo, abbiamo già incominciato a lavorare per eh, riuscire a focalizzare la figura di Enrico Costa e a restituirla, insomma, in tutta la sua importanza. E a parte questo lavoro che di, di, di partenza della Cinete Cassada, ci sono due momenti recenti che veramente testimoniano: l'importanza del lavoro che stiamo facendo e il fatto che, comunque, il lavoro che stiamo facendo è di tipo enciclopedico. No? tra virgolette non c'è nessuna presunzione in questo, so, i due momenti sono l'acquisizione del fondo della presidenza della giunta regionale un fondo audiovisivo che si è realizzato a partire dalla volontà di Mario Meris presidente della regione negli anni, nei primi anni 80 che nell'ufficio stampa eh, del, del, della giunta regionale ha inserito degli operatori audiovisivi perché riteneva importante documentare l'attività della giunta anche con il materiale audiovisivo. Ecco, quel documentare l'attività della giunta poi in realtà si è rivelata una documentazione molto ampia della realtà della Sardegna, perché in quel repertorio di immagini che sono circa 3500 documenti audiovisivi, 3500 documenti audiovisivi Vediamo sostanzialmente la storia, non solo istituzionale, ma la storia sociale della Sardegna eh, raccontata appunto dall'occhio degli operatori divisivi che avevano questa, questa finalità. L'altro momento più recente, eh, che risale al 2011, è il progetto del cinema di famiglia che abbiamo inaugurato nel 2011 e, e che... Fino ad oggi ci ha consentito di raccogliere più di 11.000 filmati sulla Sardegna. Ecco, mettete soltanto insieme questi due fondi e siamo a 15.000 documenti audiovisivi che ci raccontano la Sardegna, a cominciare dagli anni 20 perché il fondo più antico, più vecchio, insomma, del cinema di famiglia è della seconda metà degli anni 20 e sino al ai giorni nostri, tenendo conto che ancora oggi c'è qualcuno che lavora con la cinepresa 8 mm, qualche appassionato che continua a utilizzare la cinepresa c'è ancora oggi. Ecco, il Fiorenzo Serra Film Festival si inserisce nel contesto di un lavoro di promozione, perché l'idea della cineteca sarda non è quello di accumulare materiali per poi tenerli. Con un piglio museale dentro gli scantinati della Cineteca Sarda, ha senso un archivio se questo archivio, una volta che lo prendi e cerchi di conservarlo, lo restituisci alla conoscenza pubblica e il Fiorenzo Serra Film Festival rientra a fare tante attività che la Cineteca Sarda. Uh, ha messo su da tanti anni per promuovere e restituire questo materiale. Uno dei momenti importanti del Fiorenzo Serra Filfes è infatti la riproposizione dei documenti straordinari che Fiorenzo Serra aveva realizzato, aveva realizzato in tanti anni, però inserendo questo archivio in un contesto di tipo internazionale, perché il vero valore del nostro lavoro sta in un contesto di questo genere e anche il valore degli altri lavori, sta nell'essere inseriti in un contesto come quello che noi abbiamo disegnato nel nostro archivio. Quindi chiudo qui la, la mia, uh, il mio intervento uh, ringraziando ancora tutti quelli che hanno contribuito a questo, ma ringraziando uh, soprattutto i miei colleghi di Sassari, del Laboratorio di Antropologia Visuale, insomma che si sono spesi e da, da anni si spendono per, per la realizzazione del, del nostro festival. Ecco, questo mi sembrava importante sottolinearlo, perché è una cosa che dobbiamo sempre continuare a dire. L'ultimo ringraziamento ovviamente è per Pietro Simon Mossa e per i familiari di Antonio Simon Mossa, perché ricordo che comunque anche dentro il Fiorenzo Serafil Festival, senza... Eh, Creare momenti di subordine, no? c'è l'importante figura di Antonio Simon Mossa, che da alcuni anni stiamo cercando di proporre e soprattutto di riproporre il suo lavoro in ambito cinematografico, che costituisce anche questo un momento importante del nostro festival. Grazie. Grazie mille, Antonello, per il tuo intervento. Uh, questo è un anno, uh, di sicuro particolare è un'edizione particolare per tanti motivi. La prima è che ricorrono cent'anni dalla nascita di Fiorenzo Serra. La seconda è che eh, è un, eh, un festival che si è svolto in, in questi giorni e oggi la serata di premiazione pure è così si svolge in presenza. Quello dello scorso anno si è svolto online. C'è stato la, la quarta edizione, quella dello scorso anno, ma è stata online. Invece, quest'anno è bello essere, essere qui. Eh, diciamo così avete fatto un applauso a Antonello io ne chiedo uno adesso per tutti noi se siamo qua è perché ci siamo vaccinati probabilmente o abbiamo fatto il tampone o comunque eh, diciamo così abbiamo cercato di rispettare le norme che ci sono state date per uscire da, da una situazione obiettivamente difficile come sappiamo. Allora abbiamo detto 21 eh, lavori sono arrivati in finale divisi in due categorie una come detto è dedicata a ad Antonio Simon Mossa, eh, che sapete certamente chi è, ma siccome ci seguono in streaming eh, sui canali social del Laboratorio di Antropologia Visuale, lo ricordo io: architetto, politico. Poi abbiamo scoperto essere anche grande appassionato di cinematografia, amico di Fiorenzo Serra, certo ma grande appassionato di cinematografia io pochi anni fa ho scoperto la sua parte che riguarda l'essere eh, architetto ho visto c'è un libro bellissimo insomma, con tanti disegni originali eh, devo dire davvero affascinanti abbiamo scoperto anche la parte diciamo di eh, appassionato di cinematografia e poi come detto l'altra la, sezione che è dedicata invece a Fiorenzo Serra regista etnografico certamente il più prolifico dei registi sardi, si contano pensate 50 lavori, è un, un grande lungometraggio che tra l'altro devo dire stamane eh, mi è stato anche regalato, eh, insomma ne farò, ne farò oh, tesoro. Dicevo, due sezioni e quindi due giurie. La giuria del premio Anton Simon Mossa è composta da Pietro Simon, ovviamente, da Cinzia Carrus, che è una regista emergente, abbiamo sentito e presto sentiremo ancora parlare di lei, Francesco Bacchis, che è un docente dell'Università di Cagliari, Cristina Secci della Cineteca Sarda e Raffaella Giulia Saba del Centro Servizi Culturali di Carbonia. Mentre il premio Fiorenzo Serra, la giuria del premio Fiorenzo Serra, è composta dalla professoressa Cecilia Pennaccini, eh, antropologia Visuale dell'Università di Torino eh, Mario Mossa, mio caro amico collega della Sederai di Cagliari responsabile della Sederai di Sassari, eh, tra l'altro eh, Paolo Zucca, regista Lorenzo Endel, dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari e Giuseppina Salvio, eh, operatrice culturale del Centro di Culturali di Alghero Allora, io conoscerei un attimo eh, al volo le giurie per un saluto siccome so che forse non, non vi siete dati proprio dei presidenti Chiamo io, eh, tanto poi gli altri li vedremo dopo durante le premiazioni. Allora, diciamo, eh, Pietro Simon, eh, eh, forse eh, per quanto riguarda la giuria del Premio Fiorenzo Serra, Lorenzo Handel, vuole due parole lui, poi dopo parleremo anche con la professoressa e con gli altri. Eccoci qua. Ah, ciao, Pietro, buonasera. Eh... Eccoci qua, partiamo da te. Ti faccio una domanda che io sono stato in giuria due anni fa. Eh, mi è piaciuto tanto vedere i lavori, vedere i premi, eccetera. Ti faccio anche a te questa domanda. Insomma, eh, che qualità avete visto quest'anno nei, nei lavori finalisti? Eh, ottima qualità: eh, devo dire che anche, gli altri, anche i precedenti anni la qualità era ottima. Eh, è, sempre, è sempre stato difficile. Eh, dare il, diciamo scegliere il, 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 i vincitori però mh, è stata una bella soddisfazione eh, ti ringrazio insomma per, per questo commento perché non è casuale perché noi probabilmente non li vedremo tutti i lavori Infatti, eh. sempre mi incuriosisce insomma, sapere come eh, come com dal punto di vista dal punto di vista generale invece ti posso chiedere insomma invece di, di antonio simon mossa la sua parte di eh, appassionato di cinematografia beh più che appassionato ha lavorato nel mondo del cinema purtroppo con la guerra eh, ha dovuto interrompere e, ed è stata la sua grande passione eh, ti dico solo questo che eh, per lui l'architettura Grazie a Dio. È stato un ripiego. Ma che ripiego. accidenti Grazie mille. Allora, ci vediamo tra poco per la parte invece che riguarda le premiazioni, e invece, eh, per l'altra Giulia posso chiedere due parole a Lorenzo. Handel, eccolo qua. Aspetta, questo lo allontaniamo, se no, suona, okay. Opla, eccoci. <ride> sì, due parole, due mi che non siano tre, mi raccomando. <ride> Devo. Certo, certo. okay, no, è stato molto bello, come sempre, quando si partecipa a una giuria, perché ogni giurato non porta tanto un punto di vista sui prodotti, ma un'esperienza precedente della sua attività, della sua vita, per cui non sono tanto contrasti, ma sono confronti. Tra approcci diversi per cui ognuno ha i suoi criteri di valutazione. La cosa bella in una giuria non è appunto di eh, come dire, confliggere, ma è di essere inclusivi e porsi anche al punto di vista degli altri. Ogni giuria è anche un, una relazione anche spesso sono relazioni nuove che si aprono, insomma, quindi è bello comunque. Sì, me la ricordo anch'io come un'attività anche molto divertente e stimolante da, da questo punto di vista. Allora, stiamo per iniziare con la parte delle premiazioni, vi ricordo solo quelli che sono stati, diciamo così, i, diciamo così, i nostri eh, sponsor, chi ci ha dato una mano, eh, chi ha sostenuto. Questo, questo premio così importante, di sicuro ovviamente l'abbiamo detto, la Società Umanitaria, la Cineteca Sarda, la Camera di Commercio di Sassari che tra l'altro oggi si ospita, l'Università di Sassari, il Nucleo eh, Ricerca e Desertificazione della Facoltà di Agraria, diretti, ma poi anche ehm, Acqua Santa Lucia, Abicinema Moderno e l'Hotel Leonardo da Vinci che sta qui accanto. Doveroso ricordarli anche perché è importante ricordare chi crede in eh, Manifestazioni culturali importanti eh, come questa. Allora, se Simone è d'accordo, possiamo vedere insieme il trailer che ci mostra un po' una super sintesi, diciamo così, dei lavori che sono, che sono arrivati. Davvero complimenti a tutti i finalisti perché ehm, avete visto dalle immagini il premio ha un carattere internazionale con ovviamente tanti lavori che sono stati realizzati in Sardegna o da autori eh, sardi, però il premio ha carattere internazionale, le 500 opere che sono arrivate lo uh, testimoniano. Io, Procederei ora subito con la uh, premiazione della parte che riguarda la categoria Antonio Simon Mossa. Ricordandovi che questa categoria è a tema vario. Non era legata al tema principale, che è questo dell'acqua a tema vario, anche se poi magari si è, ci si è concentrati comunque su qualcosa eh, legato a questo. Per quanto riguarda le giurie, le abbiamo qua. Per quanto riguarda i vincitori, non li abbiamo tutti. Di alcuni eh, vedremo infatti eh, dei filmati, dei saluti. Mm, abbiamo principalmente qua i eh, vincitori italiani, non per volontà ovviamente, ma solo per il fatto che chi arriva, soprattutto dai paesi da dove arrivano, dove risiedono alcuni dei vincitori, sarebbe stato costretto a 10 o 14 giorni di quarantena. Quindi questo non ha reso possibile la loro eh, partecipazione. Ma abbiamo comunque un, un, un loro saluto. Allora io chiamo subito Cristina Secci, così ci dà. Eh, una mano, Cristina, come detto, è della uh, giuria del premio Simon Mossa. Giuria, eh, giuria la composizione ve l'ho già raccontata. Io partirei però, come si dice, eh, partirei dai corti. Cristina, se sei d'accordo, ci leggerai tu le eh, motivazioni. Io, se volete, posso subito, eh, eh, per quanto riguarda i corti, proclamare il secondo posto. E tu poi ceggi la motivazione. Secondo posto va a La Ramada di Fernando Torres Salvador, eh, un, eh, un corto che arriva dal Perù del 2020, durata 15 minuti. Secondo posto, secondo premio, per quanto riguarda il premio Antonio Simon Mossa. Mi tu, ah, questa, aspetta, 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 aspetta. Ah, sì, sì, perdonami, perdonami. Allora, ripartiamo, ripartiamo da capo. Dicevamo il premio che va per, il, per, il, per quanto riguarda i corti eh, abbiamo tra l'altro anche in sala il eh, vincitore eh, Viv Sansara di Daniele eh, Luca Ferri eccolo Daniele dove sta? eccolo eh, ci legge subito la uh, motivazione eccolo qua pronti buonasera a tutti e tutte allora, il film presenta una survey breve ma intensa presso San Marie de la Mer in occasione della festa di Santa Sara, protetrice dei gitani, facendo immergere lo spettatore nell'ambiente poliedrico in maniera non scontata. La musica è impresa diretta, fortemente presente ma mai eccessiva. Le parole dei partecipanti producono un'immersione nel contesto etnografico molto partecipativa. Complimenti. Davvero complimenti allora Daniele Lucaferri. Eh, eh, ti invito qua Daniele, prima, prima cosa per eh, ricevere il, eh, il tuo premio da un rappresentante della giuria, eh, Cristina, vieni qua, che ti eh, chiediamo insomma, qualcosa su questa tua opera. Ce la, ce la racconti un po', ecco. Sì. Ci diamo il microfono. Buonasera, buonasera a tutti. Quest'opera nasce mh, per puro caso perché, appunto, eh, ascoltando alla radio eh, che c'era questo evento e che questo evento si svolgeva tutti gli anni, eh, sono rimasto subito, diciamo così, colpito. E quindi sono tornato a casa e ho approfondito l'argomento. Mi ha affascinato sempre di più. E quindi, avendo la fortuna che mio padre ha lavorato diversi anni in Francia e quindi diciamo che senza di lui questa opera non sarebbe potuta neanche nascere gli ho detto semplicemente che avrei, ero molto interessato e avrei voluto farlo l'anno prossimo seguente e quindi così abbiamo fatto niente, siamo andati lì con eh, tre reflex ci siamo dislocati e niente, questo è il risultato che sono molto soddisfatto. Davvero, complimenti. C'è Pietro Simone adesso che ti consegna il, il premio, che è il primo. Eccolo qua. Ce l'ha qua, ce l'ha qua. Eccolo, eccolo. Complimenti. Grazie. Complimenti, grazie davvero. Molte. Un applauso. Ovviamente, questo l'ho scritto anche nel documentario: dedicato a mio padre e a mia figlia piccolina Giulia. Davvero, complimenti. Complimenti ancora. Vi dico, vi una piccola notizia che riguarda questi premi che non è da sottovalutare, soprattutto al tempo doggi. Il primo è che sono stati stampati con una stampante 3D, la parte eh, più bassa, no, ma la parte eh, superiore è stata stampata utilizzando un materiale. anche la più bassa? Interamente, allora. Ho so, solo la gialla, ma questo. Eh, utilizzando un um, materiale che deriva dal mais che è interamente eh, biodegradabile insomma è, fa parte insomma, del, della parte che si può consumare ecco. eh, è un piccolo dettaglio non è tanta plastica però è un po' di plastica in meno insomma, che, anche perché poi qualcuno li terrà a casa mica li butterà sti premi però insomma è un po' di plastica in meno che abbiamo prodotto allora andiamo avanti sempre per quanto riguarda i corti della categoria Antonio Simon Mossa eh, c'è stata una menzione della giuria ed è andata a Luay al-Basha con Los Hicos de los Muertos del 2021, è durata 24 minuti, le riprese sono state realizzate in Egitto e adesso sentiamo quali sono state le motivazioni per questa menzione. Oh, questo? Allora, lo shadowing pres eh, praticato dal protagonista consente di vedere attraverso gli occhi degli abitanti del cimitero la complessa vita degli abitanti del cimitero di Alarafa ci non più esistente ora. Allora, qua è il, il regista uh, ovviamente non è potuto venire, però ci ha uh, mandato un uh, filmato che possiamo vedere insieme. Eccolo. Hello, my name is Loyal Albasha. I am the director of Children of the Death, Los hijos de los muertos in Spanish, and I'm so grateful, I'm so honored to receive this special mention for the Fiorenzo serra Film Award. Uh, this project was made by by really few people. We were really a small team, and for me, it's a, I feel like a pleasure to be competing with these other movies. Uh, I think that uh, it makes me really happy, me and my team. Children of the Death. Uh, it's a documentary about the cemetery where where people live inside there, and there are really beautiful stories to tell. About this place. Uh, I really told a few of them, and I hope that you enjoy the documentary as much as I did doing it. Thank you so much for Fiorenzo Film Festival and for all the people that are par participating there. Thank you so much. Bye bye. Davvero complimenti a questo, a questo autore che ha ricevuto uh, la menzione. Allora, possiamo andare avanti con la parte che riguarda invece i eh, lungometraggi, sempre della categoria eh, Antonio Simon Mossa. Il eh, primo premio è andato a un eh, regista straniero, anche in questo caso, si chiama Mark Lindberg. La sua opera si chiama Entre las plantas, il, le riprese sono state realizzate in Perù, possiamo sentire la motivazione. Seguendo una famiglia ashaninka della regione Ucayali del Perù, il film ci immerge nel rapporto di comunicazione e cura tra umani, piante e animali non umani. La pratica intensiva di terreno e l'osservazione partecipante del regista antropologo ci consentono di accedere ad un universo di pratica e senso dei nativi senza uno sguardo esotizzante. Facendo emergere l'intimità culturale dei protagonisti e la pratica di incorporazione dei saperi dell'etnografo. Il film ci conduce lungo un percorso in cui l'antropologo prende sul serio i soggetti, umani e non, con cui si rapporta arrivando a sperimentare in prima persona le pratiche. Davvero complimenti, allora, Mark Lindbergh, possiamo vedere il suo video, che è interessante quanto la sua opera. Hello everyone watching this video. My name is Mark Lindenberg and I'm the director of the film Amongst the Plants and I've produced this film for my master studies uh, visual ethnography at the Leiden University in the Netherlands and next to the film. I've also written a thesis about this uh, topic. Um, how my interlocutors communicate and have a relationship with the plants they work with. So if you're interested in, re in reading uh, the thesis, you can um, find it at my website. MarkLindenberg.com. Um, about the film. The film portrays a family uh, living in the in the Amazonian city Hucalpa in Peru. And uh, in their garden, they cultivate and um, work together and communicate with medicinal plants in order to, um, to help foreigners and uh, Peruvians who are in need of, uh, of healing. So um, how they do this? They uh, how they communicate with the plants is that they go into ceremony and they ask the mother of uh, of all plants, uh, ayahuasca is her name, um, to help uh, and give information on how to he uh, heal their clientele. So um, during my time making this film, I've um, I've participated and uh, and uh, been with this family. And learned how to um, uh, communicate with the plants and um, how they uh, can, can actually have a relationship with, uh, with these plants. Um, well, thank you, thank you for uh, showing your interest in, in my film, and um, yeah, thank you for watching this video. Ecco qua, questo è il racconto di eh, Mark Lindbergh che ha vinto, eh, come detto, il primo premio per quanto riguarda i, lungo, oh, i lungometraggi, mentre eh, c'è stata una menzione della giuria, probabilmente eh, ce la leggerà invece Pietro Simon, questa che è già qui accanto, eccolo. Allora, la menzione è andata a Transumanze di Andrea Mura. Il film segue e racconta due generazioni di una famiglia sarda emigrata in Toscana, immergendo lo spettatore nelle pratiche quotidiane del moderno lavoro degli allevatori e nelle riflessioni intorno al proprio senso di appartenenza e al rapporto con la terra d'origine. Fuori dai cliché intorno al pastoralismo sardo ed emigrato, il regista affronta memorie, mutamenti e sfide nelle biografie dei protagonisti mostrando gli aspetti problematici della vita degli emigrati sardi in Toscana e cercando di indagare il senso intimo di un legame con il proprio lavoro, al contempo attento all'eredità del passato e proiettato nelle sfide del futuro. Allora la menzione della giuria per transumanze dovrebbe esserci Ambrogio Nieddu che è, è il si è occupato del montaggio di quest'opera eh, così particolare, eccolo qua Antonio gli, Ecco, questa è la menzione, questo è il premio. Comente Ambrogio che si è occupato del, del montaggio, se non sbaglio, di quest'opera, ci racconti un po' come è, com è andata la, la creazione di, questo, di Transumanze? Ecco. Eh, che loro hanno portato i materiali e io li ho montati semplicemente. <ride> questo posso dire. Dopodiché, Andrea ha fatto la presentazione durante la proiezione del film, e loro hanno girato in Toscana. Eh, hanno fatto delle interviste dei droni, eh, hanno, ripreso, hanno seguito diciamo così, queste famiglie e poi abbiamo inserito anche dei materiali di repertorio che ci sono stati dal, dati dalla società umanitaria della Cineteca. Cine Cine eh, infatti, volevamo ringraziare anche la società umanitaria, il, la Film Commission, la fondazione e eh, il Circolo Peppino Mereu. Grazie mille per le tue parole, mi interessa tanto, questo mi piacerebbe tanto vederlo al più presto, tra l'altro perché è un tema molto interessante, ho visto un ritaglio di giornale che forse arrivava da quello, c'era scritto emigrati sardi nel mirino, arrivava da Transumanza, era nel trailer, sì, sì, sì. può essere, sì, infatti, mi ha mi incuriosito tanto. Grazie mille, allora e complimenti. Sì. Adesso lo spegniamo perché adesso non suona. Ok, allora possiamo uh, arrivare invece adesso alla categoria, diciamo così, eh, Fiorenzo Serra che è del nome al, al film festival. Vi rileggo, se ce l'avete già sullo schermo o no, vi rileggo il tema uh, scelto da quest'anno che era Mondi d'acqua, il ruolo sociale e simbolico dell'acqua nella cultura umana. Io partirei in questo caso, eh, come sempre, dai corti partiamo dai cortometraggi e eh, chiedo oh, di raggiungermi qui eh, Lorenzo Handel così ci dà una mano eh, per eh, questa parte qua in particolare quella dei corti. Io parto Partirei dal anche Mario Mossa che, eh, che fa parte sempre della giuria e ci dà una mano invece per sempre questa categoria, perché giustamente i giurati sono un po' divisi nel no? lavoro di eh, preparazione delle, delle motivazioni e così via. Allora, io partirei dal secondo, la Ramada di Ferrando Torres Salvador, che ha vinto, come detto, il secondo premio del eh, premio Fiorenzo Serra, e eh, Mario Mossa, che fa parte della giuria ci legge le motivazioni quali sono state eccolo qua eccolo sì 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 andiamo un po' sotto la luce eh, prima di leggere devo dire che è la prima volta che partecipo alla composizione di una giuria uh, di cinema o di documentaristica insomma perché come ho detto <ride> quando ci siamo visti <ride> per uh, concertare le decisioni, ho detto, ah, innanzitutto sappiate che io non sono un esperto di cinema, sono solo un amatore. No? E, e poi no, ho, ho riscontrato con piacere che in fondo mh, non abbiamo avuto grandi difficoltà ad accordarci, ci sono state solo alcune cose che avevano a che fare più che altro sulla filosofia che, su, che sul cinema. E, mh, la, la Ramada è, è uno dei, è dei corti, a me è piaciuto subito eh, e ho scritto veramente poche righe eh, che sono queste. Il secondo premio per i cortometraggi è assegnato al Peruviano La Ramada di Fernando Torres Salvador perché esprime compiutamente, in un'essenzialità non agevole sul piano narrativo, i sentimenti profondi e universali dell'appartenenza e del destino di un'esistenza che non può mutare, insieme al dovere di un compito che non può essere ceduto più. Bene, allora uh, Fernando Torres Salvador con La Ramada riceve il secondo premio. Possiamo vedere un piccolo video saluto che ci ha inviato. Hola, mi nombre es Fernando Torres Salvador, soy director del documental La Ramada. Estamos muy felices por este reconocimiento. Esto nos alienta y compromete a seguir abordando problemáticas sociales que están presentes en nuestro país. Quiero agradecer a mi equipo técnico amigos que hicieron posible la finalización de nuestra película. Además, agradezco al jurado y al equipo que organiza este maravilloso festival de cine, que lleva el nombre de un gran cineasta, Lorenzo Serra. Les deseo larga vida. molto esito in seguenti edizioni. Grazie. Davvero un Hola, bel messaggio no... questo che mi consente anche di raccontarvi una cosa. Ovviamente il Fiorenzo Sella Film Festival prevede anche dei premi in denaro che sono di diverse entità in base, diciamo così, alla, alla classifica, ovviamente. Diciamo che in linea generale vanno da 500 euro a 2500 euro. Sono cifre in alcuni casi anche, devo dire, importanti, soprattutto se ci ricordiamo che tanti dei documentari vincitori arrivano per esempio da eh, Perù, eh, come questo, eh, oppure eh, Egitto, o comunque eh, dei paesi dove certamente è più difficile rispetto al nostro trovare le risorse. Per eh, cercare di raccontare un po' il mondo che c'è attorno. Ecco perché eh, le finalità del premio sono, di questo festival in generale, sono quelle di cui abbiamo parlato prima insieme a Antonello Zanda, cioè quello anche di contribuire a creare un'enciclopedia un dell'audiovisivo. Ma dall'altro punto di vista c'è anche il tentativo di sostenere anche con cifre, che non sono certamente gigantesche, ma in alcuni casi possono essere invece decisive e importanti, di sostenere la nascita di progetti come questo, anche per dire a quei registi che si sono impegnati, eh, c'è un'organizzazione che vi sostiene, eh, che vi aiuta, che crede nel vostro lavoro e che soprattutto guarda, eh, si occupa di ciò che voi, che voi fate e che, che avete fatto. Allora andiamo avanti con eh, la categoria sempre dei corti. Possiamo dire chi ha vinto la categoria. Si tratta di Gando di Temur Gaderi, un eh, film che arriva dall'Iran, dura otto minuti e ce ne parla eh, qui Lorenzo. quella la menzione, eccola qua. Forse ce eh, sì, ma no, volevo dire a Mario anche che è, è bello che nelle giurie ci siano delle competenze diverse, sarebbe un peccato mortale se le giurie fossero composte tutti di addetti ai lavori, è importante mettersi dal punto di vista anche di un pubblico, di uno spettatore che non è un addetto ai lavori e rispettare la sensibilità, diciamo, anche di tutti, in questo senso anche ci siamo trovati d'accordo. So. Eh, sì, allora, eh, il primo premio della sessione cortometraggi va a Gando, Stato detto adesso, certo. di Temo Gaderi, allora la motivazione è questa: per la delicatezza e la tenerezza con cui racconta la storia drammatica di una bambina la cui mano destra è stata amputata dal morso di un coccodrillo. Questa vicenda è interamente revocata dal punto di vista della bambina e la sua voce infantile e stentata come unica voice-over. Conferisce la narrazione in un'atmosfera innocente e priva di rancore, con un ringraziamento finale per i coccodrilli che la bambina continua ad amare, nonostante tutto, perché collegati all'acqua di cui c'è tanto bisogno. Questa è la motivazione. Davvero, davvero una bella opera. Eh, Gando, che riceve appunto il primo premio, sì. c'è anche una menzione eh, e questa però della giuria e ci dà... سلام تیمور قادری هستم کارگردان فیلم گاندو از ایران بسیار خوشحالم که از جشنواره شما جئیزه میگیرم جشنواره شما درباره مسائل محیط زیستی و آبه فیلم منم همین دقدقه رو داره و این باعث میشه که جایزه گرفتن از این فستیوال برام با بشه در پایانم از هیئت داوران که فیلم من و شایسته جایزه دونستن بسیار تشکر میکنم امیدوارم بتونم که در سالهای آینده در این جشنواره حضور پیدا کنم سلام تیمور allora come ci siamo detti oggi con Simone uh, Temur Gaderi che il primo premio con Gando potrebbe aver detto qualsiasi cosa Anche la ricetta di un piatto particolare, però noi siamo certi della traduzione che avete visto sotto, nei, nei sottotitoli, un'opera eh, davvero bella. Questa, allora, c'è una menzione, eh, Paolo, che è andata a Cipaia, la gente de Agua. Uh, di Mico Meloni, una uh, bell'opera che è, è stata girata principalmente anzi, in Bolivia nel 2016. Un'opera un di 20 minuti, c'è la, uh, la menzione. Eh, sentiamo le motivazioni della giuria allora. Sì, faccio una piccola premessa dopo aver visto il, il regista di Gando, eh, che, che, che è un corto che ci è piaciuto moltissimo a tutti. No, la premessa è che è stata, i, i lavori della giuria sono stati eh, davvero armonici, davvero facili. Eh, io ho partecipato a, a, a diverse giurie, sia di, di fiction che di documentari. Raramente ho trovato una concordia così. cioè, avremmo potuto davvero eleggere il presidente della Repubblica in, <ride> in, in mezz'ora. Eh, eh, non, non sempre vanno così le cose. Eh, Gando è, da, è davvero un corto che ci ha toccato il cuore a tutti. Eh, così come anche mh, Cipaia, che, che ha una menzione, ci è, è piaciuto moltissimo a tutti, eh, non solo a me che leggo la motivazione. Allora, menzione speciale della giuria a Cipaia, la gente dell'acqua, di Mico Meloni, per aver raccontato lo stile di vita, le tradizioni e la tenacia di una delle popolazioni più antiche d'America, attraverso un'indagine etnografica condotta con grande rispetto, sobrietà e accuratezza. Davvero complimenti allora a Mico Meloni. Mico, eccoci. La allora, prima cosa ricevi eh, il, ecco, premio. il premio biodegradabile, <ride> e poi ci racconti un po' anche ci racconti un po la tutti. tua opera. Eh, prima cosa vorrei ringraziare anche perché di questi tempi incontrarsi di persona non è semplice, e in un'occasione del genere due volte grazie. Eh, L'opera è nata da un progetto di una organizzazione di cooperazione internazionale che mi ha chiamato perché io vivevo già da tempo in Bolivia. Eccetera, eh, per poter raccontare i progetti dell'organizzazione dell in quel territorio, lasciandomi però molta carta bianca, per cui io potevo decidere come raccontare le attività. E piano piano la cosa è andata sempre più nel raccontare semplicemente la vita quotidiana dei Cipaia, che è durissima, come, chi, chi può, cap come può capire chi ha visto il, il documentario. E quindi è stato anche abbastanza, da, da un lato, difficile per via della lavorazione, però semplice perché si veniva ispirati anche da, dal posto e soprattutto dalle persone per come appunto vivono, sopravvivono e combattono con, con, con il loro contesto che è difficilissimo e riescono a viverci appunto molto armoniosamente. Eh, sono stato lì due mesi, è stato molto, molto interessante. Eh, ci credo. Ti faccio una domanda anche un po' da, da giornalista della TV, so, da detto i lavori, eh, hai avuto delle complicazioni, delle difficoltà nel girare, ehm, girare... immagino. Nel girare. Nel rapportarti, ecco, come si dice, quello che volevo dire è questo: la, la macchina presa. La telecamera è sempre uno strumento invasivo. Ecco. Sì. Eh, non è sempre visto benissimo. A volte cambia, la gente cambia atteggiamento davanti alla telecamera, ecco. Ci sono state varie difficoltà, diciamo che se dovessi parlare di difficoltà, probabilmente le, 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 quelle di cui parlerei prima di tutte sono quelle fisiche. Perché io ero comunque abituato a vivere a 4.000 metri d'altezza, ma in mezzo a un deserto in cui la temperatura va a meno 5, meno 10 la notte e a 15 di giorno, quelle erano le cose un po' più difficili. Poi ho avuto questa geniale idea di voler filmare una tempesta di sabbia dal lì dentro. E anche quella è stata una cosa complicata con la popolazione locale ci sono stati delle incomprensioni in certi momenti anche perché una popolazione che è famosa in bolivia perché una delle persone che ne faceva parte è diventata una star del cinema e ancora oggi sono tutti convinti che questa persona fosse diventata ricchissima nonostante vivesse ancora lì eccetera quindi c'era questo mito che quando arrivava il cinema arrivava la benedizione del cielo. Quindi ci sono state varie incomprensioni, ma non sul mio lavoro, su altri altre persone, perché avevamo un lavoro collettivo, c'era un'antropologa con me, c'erano degli, degli agronomi che insegnavano certe cose. Diciamo che eh, a un certo punto siamo anche dovuti andare via. Però, dopo qualche tempo sono stato quando il film è terminato, è stato mostrato in pubblico. I Cipaia hanno visto il film e a quel punto hanno incominciato a arrivarmi messaggi da Cipaia di ringraziamento e di, di, di invito a tornare. Da allora sono tornato due volte a Cipaia l'ultima volta, prima, poco prima della pandemia, a filmare un altro piccolo video, ma di propaganda perché loro hanno aperto un hotel in quel in quel, in quel paese, in quella comunità, e mi hanno chiesto di fare il, il video pubblicitario dell'hotel. Dell Grazie mille per questa testimonianza voi, e complimenti per il, per il tuo porto. lavoro. Allora, possiamo procedere alla a parte del premio Fiorenzo: sera che riguarda i eh, lungometraggi. Ecco, vedo già la professoressa Pennaccini che arriva così ci racconta un po' anche com'è stato insomma il vostro lavoro, ci racconta un po' prima di dire insomma quali sono stati i vincitori, chiedo un po' qual è stato il lavoro eh, di selezione, poi tra un po' chiamerò anche eh, Simonetta Serra così ci dà una mano cioè, per premiare se ci racconta qualcosa oggi. Ma Professoressa. È, allora, è stata una bellissima esperienza, intanto è una selezione straordinaria di film, si è colto anche dai, dal trailer, no? film da tutto il mondo, culture diverse. Eh, produzioni anche molto diverse, eh, modalità produttive molto diverse, film più o meno etnografici ma comunque tutti interessanti. Quindi, questo tema dell'acqua, che è un tema centrale nella vita umana, declinato sia in ambito economico che in ambito religioso, ad esempio, che in ambito sociale, è emerso da questa varietà. Quindi. Eh, insomma, a mio modo di vedere abbiamo colto veramente un tema importante. La giuria ha lavorato bene, è già stato detto, siamo stati molto, come dire... Unanime nelle valutazioni e quindi insomma siamo contenti di presentarvi questi, questi lavori con, con le nostre piccole analisi. Ecco, piccole valutazioni. Certo. Allora, io chiamerei anche eh, Giuseppina Salvio, che forse ci dà una mano per iniziare insomma a raccontare eh, questi premi insieme alla professoressa. Eh, partiamo allora dal eh, premio secondo classificato. Eh, ci racconterà le motivazioni adesso Ciusi uh, si tratta del clan dei ricciai di Pietro Mereu. Complimenti davvero, Quindi Pietro, ci tengo anche personalmente a fare complimenti a Pietro Mereu, orgoglio, orgoglio regionale. Buonasera il Ciao, secondo Pietro. premio della sezione lungometraggi va al clan dei ricciai di Pietro Mereu per aver puntato lo sguardo con coraggio, raffinatezza e profonda umanità verso coloro dai quali il mondo volutamente e colpevolmente lo sguardo preferisce distoglierlo. Sono gli ex galeotti della città di Cagliari che faticosamente cercano di reinserirsi nella società grazie a una solida rete di mutuo soccorso e grazie alla pesca dei ricci, mentre il mondo li rifiuta, l'acqua li accoglie. Grazie Pietro. Un bel applauso grazie a voi, a Pietro. Gra grazie a tutti. Eh, sono molto felice di ricevere il, 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 sì, il, il premio su col Clan di Riccià, che è un, un film che ormai gira da quattro anni. Qua mi trovo a casa perché nel 2018 ho fatto anch'io parte della giuria, eh, e quindi è un ritorno a casa. Il Clan di Riccià è, è un film che è rimasto per un paio di anni in un cassetto di un produttore. E poi io mi sono ricomprato i diritti e ho deciso di farlo marciare da solo perché è, è, è come è nato, è, un, è, un, è molto particolare la storia. Perché io stavo facendo l'attore in un film che non è mai uscito, facevo il pusher all'interno della casa dei ricciai. Ho conosciuto queste persone e ho detto, stiamo facendo un film che non ha né capa né coda, invece la storia di queste persone è molto interessante. Quindi io ero già un autore televisivo, proposi a Magnoli, al tempo, una casa di produzione con cui lavoravo, di fare una serie per D-Max su questa storia. Loro mi dissero, no, è una storia un po' particolare. E eh, un giorno in chat con Nicolas Vaporidis gli dissi, senti Nicola, io ho una storia particolare. Lui vide un, un trailer. Di un progetto che io feci sul calcio storico fiorentino che andò sulla Rai, e lui dice: Io voglio quello del calcio storico. No, quello l'ho già venduto. Però ho questa storia. Se tu mi dai fiducia, mi dai un piccolo budget, e da là è nato il clan di Ricciai. Che comunque ha debuttato nel 2018 la Biografia il Festival vicino il premio UCA di distribuzione. E poi da allora sta continuando ad andare avanti. E sono molto felice che abbia una vita così lunga e sono molto felice di questo premio. Davvero complimenti, eccolo il premio, lo dalle mani della professoressa Pennaccini, grazie Pietro. Complimenti. Allora, io chiamo anche iniziare eh, un po' così, perfetto. Eh, chiamerei anche eh, Simonetta Serra qui sul palco, figlia di Fiorenzo Serra, eh, complimenti, eh, eh, grazie per esserci. Eh, come detto, questa non è una uh, edizione come le altre un po' perché sono uh, 100 anni dalla nascita di Fiorenzo Serra un po' uh, perché siamo tornati in presenza uh, finalmente a poterci insomma, raccontare uh, queste, queste cose uh, e a poter consegnare uh, i premi allora, il primo premio mh, del uh, Fiorenzo Serra Film Festival categoria uh, lungometraggi va a Funtaneris di Massimo Gasole Davvero complimenti, la professoressa ci legge le motivazioni. Allora, il primo premio del concorso lungometraggi va a Funtaneris, sulle strade dell'acqua, un viaggio tra architettura e paesaggi di Massimo Gasole, suggestiva trasposizione cinematografica di un'attenta indagine sulle antiche fontane sarde, capace di portare al pubblico, grazie a soluzioni stilistiche particolarmente efficaci, i risultati di una riflessione sulle concezioni dell'acqua inscritte nel paesaggio e sulle tradizioni ad esse associate. Davvero complimenti, un applauso a Massimo Gasole, che invito qui sul palco. Massimo. Allora, ti cedo, Daniele eh, Scettro. Eh, vorrei. Se fosse permesso, sì. chiamerei anche Marco, carino sul palco, il quale, è, è parte fondamentale perché senza di lui non ci sarebbe stato proprio il film. E così quello, spiego vieni, anche... Vieni. Da, da dove nasce questo film? Sì, raccontatecelo un po'. Ed è, mh, basicamente il film nasce da un progetto di ricerca, portato avanti da Marco e, insomma, Stefano Maes, i personaggi che poi vedete nelle, nel film vede delle pubblicazioni, una mostra fotografica, e poi a un certo punto, quasi alla fine di questo, di questo percorso, eh, un mio caro amico che stava lavorando al progetto mi nomina e mi introduce all'interno di questo progetto con l'idea di, far di fare un video, ok? Facciamo un video, eh, come se fosse quasi forse un video che raccontasse la ricerca che era stata fatta. Allora, io leggo le pubblicazioni, parlo a coloro e dico: no, ma che stiamo a fare un video? Facciamo un documentario. Cioè, raccontiamo la parte anche più antropologica, che era quello che mi interessava a me. Perché, per quanto io sia un amante dell'architettura, non avrei saputo com veramente come raccontare un'architettura. Cioè, non mi interessava neanche, probabilmente. Quello che mi interessava era proprio l'aspetto sociale, antropologico che c'era dietro le fontane, degli oggetti bellissimi nelle quali me ti avvicini da bambino ma dietro i quali, a fianco i quali, attorno ai quali non ti immagini che effettivamente c'è tutta una, una civiltà e attorno alle fontanelle nascevano per quelle civiltà. E quindi siamo entrati in questo progetto con pochissimo budget, tanto è vero che non è che c'è stata una lavorazione di preproduzione prima, siamo un po' lanciati anche un po' mio, col mio modo di fare, nel senso che per me il documentario, per quanto poi quando punti una camera la realtà cambia, però io cerco sempre di... Di, di, non, eh, di farla cambiare il meno possibile, tant'è vero che anche le persone che poi abbiamo intervistato le abbiamo trovate al momento, a partire dal primo personaggio che ci guida nella prima eh, fontana che è Ortacesus, che sembra una fontana della Tunisina. Bene, questo è proprio in pillole, sono molto felice, dicevo questo primo, soprattutto perché non avevo, stavo quasi perdendo le speranze che questo documentario andasse avanti, perché non, non viene... Vabbè, senza stare con ragione troppo, considerato nei festival. A volte mi è stato detto perché non c'è un colpo di scena. Ma <ride> è il colpo di scena è la un lavoro del genere. Mezza. Sì, no, fa... Vabbè, mh, poi mi sono fatto delle idee, ma meglio che non le dica qualche <ride> Niente, ringrazio. Volevo sapere se Marco vuoi dire due parole. Sì, dai. Grazie. Eh, grazie. Grazie a tutti. Grazie alla giuria per questa splendida iniziativa delle... Fiorenzo Serra Film Festival. Io sono molto contento naturalmente per un paio di motivi. In primo luogo per Massimo, perché Massimo Gasola è stato un interprete straordinario eh, di grande capacità, di grande sensibilità su un tema che aveva una complessità alle, su alle sue spalle eh, non indifferente, che era maturata in anni appunto di lavoro e di, e di ricerca su questo tema delle cose fatte dagli uomini e dalle donne nei secoli per usare l'acqua, queste fatiche che noi abbiamo dimenticato e che hanno portato a costruire e anche organizzare la, la civiltà, gli insediamenti, gli abitati, le tradizioni, le favole, i timori, eh, insomma il, il mondo dell'acqua in questo senso nel rapporto con la gente. Massimo l'ha interpretato così bene da, da, da lasciarci subito spiazzati ecco, nel suo modo di fare, diceva lui, lui ci ha buttato, ci ha buttato in macchina alle 5 del mattino, eh, camera accesa e via. Improvvis improvvisare su tutto eh, questo è stato, è stato molto bello. Sono felice, in secondo luogo, eh, e non di meno, per il fatto che un riconoscimento così importante possa in qualche modo suggellare. Eh, Così, il nostro desiderio di portare in, in, un pochino più in divulgazione il sentimento verso il, il tema dell'acqua nel, nel suo genere, nel suo insieme, come un tema importante per la nostra società, se ne parla tanti anni, eccetera, ma ancora di più per le piccole architetture dell'acqua, per questi piccoli oggetti che sono molto fragili, e rischiano di essere portati via. Invece la gente li ama, anche se ormai a casa abbiamo tutti i nostri rubinetti, invece la gente è molto appassionata. E l'abbiamo riscontrato continuamente, questo ci, ci dà molta, molta carica. Quindi sono molto, molto contento perché questo possa andare verso, verso i ragazzi, verso gli, i giovani studenti che hanno in qualche modo e numerosi partecipato alle ricerche pregresse. Quindi ringrazio tutti davvero, di cuore. Uh, davvero complimenti, ricevi il premio massimo da uh, Simonetta Serra. Simonetta, io chiedo due parole anche a te. Un saluto almeno, ce lo fai in questa edizione particolare? Perché dicevo, è un piacere insomma averci vederci tutti di persona quest'anno in una data particolare. Sì, questo è sicuramente una novità perché tutti siamo stati a lungo chiusi, ecco. Abbiamo lavorato faticosamente in questo periodo e sono grata, come ho già detto ieri, a tutti quelli che hanno reso possibile e che spero renderanno ancora possibile delle nuove edizioni del Fiorenzo Serra Film Festival. Grazie mille davvero, grazie Simonetta, grazie ragazzi, eh, grazie professoressa. Eh, allora siamo nella nostra, diciamo così, fase fase finale che è quella dei, dei saluti anche perché abbiamo raccontato il eh, lungometraggio quello più importante io chiedo però eh, di eh, insomma così vorrei fare un, un saluto finale con chi si è impegnato tantissimo oh, nella realizzazione eh, del festival e anche della, della serata finale pensate che quei 500 lavori di cui vi ho parlato all'inizio sono stati tutti ovviamente visionati valutati e selezionati in gran parte se ne sono occupati simone ligas eh, Joseph Pintus, allora io vorrei chiudere con voi eh, del laboratorio ovviamente di antropologia eh, visuale eh, qui della Cineteca Sarda, anche con l'Università di Sassari intitolato a Fiorenzo Serra, e vorrei chiudere eh, con voi eh, parlando però di quel tema che abbiamo utilizzato tanto dall'inizio alla fine, cioè il duplice ruolo, il duplice obiettivo eh, di questo festival, creare un'enciclopedia o contribuire alla creazione enciclopedia da una parte, dall'altra sostenere il lavoro eh, dei, tanti, dei tanti autori. E con un occhio, però, verso il prossimo anno, perché se forse non si può certamente svelare. Eh, anche perché forse non è stato ancora scelto l'argomento eh, del festival del prossimo anno, di sicuro insomma, possiamo dire eh, che l'impegno c'è. Iniziamo da, da Simone. Eh, allora, buonasera a tutti. Intanto sono eh, felicissimo di vedervi tutti qui. Eh, insieme a noi e tanti di voi hanno seguito anche le nostre proiezioni, è una cosa molto importante perché eh, comunque siete delle persone che credono ancora nella cultura. Abbiamo previsto di, fare anche, di mettere sulla piattaforma online eh, dell'umanitaria i film, eh, tutti i film finalisti, in modo da permettere anche alle persone che magari temevano di eh, andare in mezzo al pubblico, anche che non potevano avvicinarsi, di vedere i film e quindi sono rimasti disponibili per quasi tutta la durata del festival. Eh, sì, come diceva Paolo, è vero. Eh, il festival nasce da un'idea del, del nostro direttore Antonello eh, che, tra le prime iniziative del appena neonato laboratorio, eh, ha detto: facciamo un festival perché è una cosa importante perché le, anche l'etnografia ha bisogno di essere rilanciata. E quindi, sì, eh, noi abbiamo avuto l'idea eh, di creare un database che ci permettesse di conservare tutti questi dati etnografici all'interno e contemporaneamente di dare un contributo a tutti quei registi che si occupano della, eh, del documentario etnografico, soprattutto che è un documentario molto settoriale e che spesso, come diceva anche Massimo Gasole prima qua, non viene molto considerato nei festival perché comunque occupa una nicchia magari un pochino più scientifica. Eh, io eh, vorrei... Fare dei ringraziamenti, chiaramente. Eh, il primo di tutti i ringraziamenti lo voglio fare a Joseph, perché veramente è stato un compagno in questa avventura, come lo, ogni, lo è ogni anno, eh, è veramente questo festival ci impegna, ma poi arrivare a questa fine è, è una grande soddisfazione. Eh, devo, devo ringraziare anche Paolo, perché Paolo è sempre disponibilissimo nei nostri confronti, oltre che essere il professionista che tutti conosciamo. Appena l'abbiamo chiamato, si è messo subito a disposizione con grande piacere ed è veramente eh, una cosa che apprezziamo tantissimo. Oh, è sempre. davvero un piacere per me. Eh, dobbiamo ringraziare Antonello Zanda che ci dà un supporto anche quando è lontano eh, da 200 km, ci supporta in eh, videoconferenza, al telefono, insomma in tutti i modi che può e anche il nostro. Eh, diciamo aiuto scientifico insomma è, è come se fosse se facesse parte della nostra squadra anche quando non c'è eh, dobbiamo ringraziare tutti i registi che hanno partecipato perché è vero il festival nasce per distribuire il film etnografico ma eh, è anche vero che senza i registi il festival non esisterebbe e senza questi lavori notevoli ovviamente non esisterebbe e per quanto mi riguarda il documentario è una mia passione fin da piccolo e anche il festival eh, rispecchia un po' quello che io ho sempre pensato cioè la possibilità di poter viaggiare in giro per il mondo stando seduti davanti a uno schermo e questo è tutto merito eh, dei registi un'altra cosa, un cosa poi lascio la parola a Joseph se no divento noioso un'altra cosa importante che, che vorrei sottolineare è che questa edizione è importante non solo perché eh, viene a cent'anni dalla nascita di Fiorenzo Serra che a cui abbiamo dedicato il laboratorio, ma anche perché eh, arriva dopo un periodo difficile del Covid. La scorsa edizione è stata tutta online e questa volta invece siamo riusciti a essere qui di persona, eh, ma ancora di più perché questa edizione vede eh, uno sforzo unito di tutta l'umanitaria, tant'è che nella giuria c'erano le nostre colleghe di tutti i centri eh, della Sardegna. L'umanitaria pian piano sta diventando eh, una. sta stringendo un legame sempre più forte, una squadra sempre più più unita e più, è più bella eh, con cui lavorare. Lascio eh, la palla giù. Giuseppe. Dopo tutti questi ringraziamenti, Simone però eh, non si è dimenticato apposta, però lo faccio io, tutta la squadra che lavora con noi, che sono il capo ufficio stampa Aldo Muzzo, eh, il grafico eh, Luca De Logu che ha costruito insomma, le locandine, banner, eccetera. Marco Mourineddu che si occupa dei social network, Annalisa Pischeda che dà una mano ai social network e Carlo De Lugo che ha creato le sculture in 3D. Insomma una squadra che col tempo si sta iniziando a, ad amalgamare e poi ovviamente bisogna ringraziare anche la giuria che tutti gli anni insomma tira fuori sempre dei film molto interessanti e insomma di livello ecco. Grazie a tutti. Bene, allora grazie a voi, buona serata. Applausi. Grazie Paolo. Posso chiedere a tutti i vincitori di venire qua sul palco per fare una foto tutti insieme? Con i premi qua, così facciamo una bella foto.